Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video, cari amici. Bene, allora oggi parliamo di uno strumento di Photoshop che io spesso uso quando tipo faccio le stampe su tela oppure pannelli in forex e tutto quando il cliente appunto mi chiede di aggiungere sulla stessa foto anche altre foto in modo da metterci due o tre fotografie e, per quanto riguarda la stampa finale, diciamo. Quindi io in questo caso uso Photoshop e uso lo strumento selezione a maschera, praticamente, che quindi ti permette di aggiungerci la foto ma anche scontornarla oppure insomma fargli un rettangolo un po' più preciso e tutto quanto, in modo da dimensionare la foto e crearla come meglio desidera. Quindi, cari amici, ci avviciniamo al PC e vi faccio vedere cosa faccio con Photoshop per ottenere questo risultato. Bene amici, allora ci vediamo al PC. Ma prima però, cari amici, se vi fa piacere date un'occhiata al mio canale, così prendete in considerazione il discorso di iscrivervi al mio canale, dove comunque tratto tutorial come quello che state vedendo adesso, oppure ci sono vlog, ci sono tutorial per quanto riguarda anche Lightroom e tutto quanto. Quindi, cari amici, se vi fa piacere seguire un po' il mio canale che riguarda la fotografia ed altro, tipo anche recensioni, ho fatto una recensione di questo microfono che sto usando appunto per il canale YouTube, schede audio appunto che servono appunto per il discorso dell'editing video, registrazione audio e tutto quanto. Se vi fa piacere, cari amici, iscrivetevi al mio canale, così sarete sempre aggiornati sui contenuti che vi porto all'incirca settimanalmente. Delle volte sono 7 giorni, delle volte sono 10 giorni, perché purtroppo ho anche altre situazioni lavorative da affrontare, diciamo. Quindi, cari amici, se vi fa piacere, una bella spolliciata, una condivisione sui vostri social con i vostri amici. E quindi, cari amici, mi raccomando, una bella iscrizione al mio canale. Ok, allora adesso andiamo al PC e vi faccio vedere come uso Photoshop utilizzando lo strumento maschera, selezione a maschera. Ok, andiamo al PC. Allora ci troviamo con questa foto. Allora adesso vi voglio far vedere come utilizzare la maschera selezione appunto per aggiungere altre foto e quindi dargli una, diciamo, un'aggiustatina, un'adattata un po' alla situazione. Quindi prendiamo vabbè, possiamo prendere quest'altra foto e metterla qua. Ok, allora adesso andiamo a ridimensionare un po' sta foto. E quindi lo mettiamo qui adesso così. Allora adesso, se vogliamo mettere solo in evidenza la calciatrice, la mitica Federica di Criscio, allora possiamo utilizzare facendo selezione, quindi andiamo a mettere tipo o uno strumento selezione ellittica oppure seleziona singola riga, strumento selezione singola colonna oppure strumento selezione rettangolare. Quindi possiamo fare, andiamo a fare così, ecco qua. Una volta fatta la selezione, clic col tasto destro e facciamo selezione a maschera. Eccoci qua. Allora adesso abbiamo fatto questa situazione qua e ci ritroviamo con la foto ritagliata in base alla selezione della maschera. Però adesso possiamo fare ancora altre regolazioni, per dirti, dargli un raggio quindi avere un raggio un po' più morbido per quanto riguarda come vedete, oppure possiamo dargli vabbè, questo in caso liscio non penso che si veda più di tanto, oppure la sfumatura. Quindi possiamo fare, ecco, vedete amici, facendo la sfumatura i bordi, ecco, vedete ragazzi, possiamo fare un bel po' di cosette. Ok,
perfetto, però ve ne mostro ancora qualcun'altra. Allora, quindi se in questo caso possiamo fare ok, però come vedete c'è stata solo selezionata la selezione e quello che gli abbiamo detto alla selezione. Per fare in modo che la maschera abbia il suo effetto definitivo, andiamo qui e clicchiamo. Come vedete abbiamo fatto, abbiamo salvato le impostazioni come le abbiamo desiderate. Ma se volete ancora qualcosina in più, facendo clic sulla zona della maschera, quindi dove vi vedo adesso, allora basta andare sul pennello, decidete le dimensioni del pennello e possiamo andare a scontornare ancora di più il discorso, come vedete qui, cari amici. Ecco qua, così andiamo a togliere proprio i bordi. Se nel caso non vi piace questo discorso, andate a invertire i colori e gli andate a ridare lo stesso tono. Ma in questo caso però ridate il tono a tutta la fotografia, come vedete. Nel caso volete tornare indietro, fate Command Z, oppure se volete, così diciamo che è ritornato allo suo stato naturale. Io adesso voglio rifare le modifiche, quindi inverto i colori e vado a togliere un po' i bordi. Ecco, così praticamente. In questo caso, cari amici, una volta che abbiamo finito tutta la situazione, facendo clic sulla foto, quindi sul livello, e facendo clic sulla foto, se fate Command T oppure premendo il tasto della sposta, in questo caso andate a spostare tutto quanto. Ma se togliete il collegamento e giustamente tenendo sempre premuto il tasto maiuscola, voi andrete a spostare la foto, e in questo caso la potete anche ringrandire con il tasto con la combinazione di tasti Command più T. Ecco qua, cari amici, perfetto. Allora noi facciamo così, tac. In questo caso, se non erro, qua devo ridare una ripulitina, perché eccolo qua, devo toglierci. Ecco, vedete, c'avevo ancora qualcosina da, e ok. E quindi adesso abbiamo fatto la nostra selezione per quello che ci interessava. Allora no, facciamo così, andiamo a ingrandire ancora un po' di più. Ecco qua, e ci mettiamo solo, ecco, anzi sarebbe una figata se riusciremo, eccolo qua, ad allineare un po' su per giù anche le mura di pietra. Cioè, ci sono quasi riuscito, diciamo. Perfetto, cari amici, allora spero che sia stato di vostro gradimento questo video, e quindi torniamo live, cari amici. Eccoci, cari amici, allora abbiamo visto come utilizzare questo strumento di Photoshop, che è la selezione a maschera, che comunque ti permette di fare, come abbiamo visto, delle modifiche per quanto riguarda il ridimensionamento dell'immagine. E se, effettivamente io lo uso da tanto tempo ed è molto molto comodo, appunto, per fare questo tipo di lavoro, diciamo. Allora, cari amici, tempo fa mi hanno chiesto su Instagram, quindi se vi fa piacere seguitemi anche sul mio profilo Instagram, che utilizzo il bancomat per quanto riguarda il POS, per quanto riguarda SumUp. Allora, se vi fa piacere, io lo uso da tanto tempo e sinceramente mi ci trovo benissimo, perché c'è una comodità immensa per quanto riguarda che lo puoi utilizzare tramite smartphone, quindi non hai né bisogno di
utilizzare di mettere una rete fissa per quanto riguarda il collegamento del POS, e in più non paghi nemmeno l'abbonamento mensile o annuale che ti offrono le banche. Ma la vera comodità effettivamente è che lo puoi usare con lo smartphone. Allora, io vi lascio il link in descrizione di SumUp nel caso gli volete dare un'occhiata, o perlomeno scrivete anche nei commenti se vi fa piacere, vi ci faccio proprio un video dedicato. Guardi, io mi ci trovo veramente bene. Allora, si prende, per quanto riguarda la commissione del bancomat, si prende del POS, chiedo scusa, si prende il 2%, però mi ritrovo di una comunità immensa perché ho tutto qui dentro, quindi io me lo posso mettere in tasca, devo andare a fare una cosa, pagamento, POS, perfetto praticamente. Quindi se vi fa piacere, cari amici, scrivete nei commenti, che così vi faccio un video dedicato per quanto riguarda come usare SumUp insieme all'applicazione per il telefono. Quindi, cari amici, io vi ringrazio tanto di aver visto il video fino a qui, vi ringrazio tanto, spero di essere stato utile per quanto riguarda questo tutorial di Photoshop che ho fatto, e vi ringrazio tanto, cari amici, e ci vediamo in un prossimo video, che sto facendo una cosetta, mannaggia la miseria, ci sto sbattendo i denti, però prima o poi la risolvo. Perché, dato che comunque ho la Z50 che non ha l'uscita cuffie, sto trovando il metodo per monitorare l'audio anche se non hai l'uscita cuffie, ma ci sono quasi, cari amici. Quindi poi voglio nei prossimi video sicuramente vedrete qualcosa del genere. Ok, un abbraccio cari amici, e ci vediamo al prossimo video, cari amici.